a Claudio Borghi, che è il deputato della Lega, ma anche il presidente della Commissione Bilancio della Camera. Buonasera, onorevole Borghi. Buonasera, ecco. Ecco, le chiedo, dicevo, il perché di questa scelta, perché c'è chi fa notare che fino ad ora avete lamentato che il governo non ascoltava le vostre proposte, vi ignorava, adesso che vi convocano invece non ci andate. Prego, Borghi. No, ma non è che uno deve convocare l'opposizione. Normalmente gli stati generali, più o meno dopo la rivoluzione francese, si chiamano Parlamento. Quindi non ho capito bene l'operazione nostalgia, ecco, anche perché quella volta non finì tanto bene, ecco, se devo dire. Ma molto banalmente il governo e in generale la discussione delle cose da fare dovrebbero avvenire in Parlamento, ma sono già avvenute, come ho avuto modo più volte di ricordare, proprio perché c'è un provvedimento importante come il decreto rilancio, 55 miliardi decisi dal governo in piena e totale autonomia, perché mentre sul decreto crescita hanno fatto finta di ascoltarci e poi hanno fatto quello che volevano, sul decreto rilancio, vi ricordate la gestazione, no? come fu, cioè praticamente annunciato con conferenza stampa, poi lunghi giorni senza vedere nulla, e alla fine è venuto fuori un testo su cui l'opposizione non ha mai avuto modo di poter dire nulla. Adesso arriva in Parlamento e abbiamo fatto quello che si fa con un provvedimento così importante in commissione, vale a dire abbiamo convocato esattamente tutte le parti sociali e non solo, non neanche a porte chiuse, sono a porte aperte, perché chiunque vada sul sito della Camera può andare su il sito dove la parte del video della commissione bilancio e trovare tutte le deposizioni, dalla Confindustria alla Concommercio, alla Confesercenti, alla Federalberghi, all'Asso Eventi, all'Asso Motori e così via, Federauto e similari, tutti che sono sfilati per dire cosa andava e cosa non andava, e non andavano molte cose. Quindi l'abbiamo già fatto lì, quindi è inutile che diciamo delle parole tanto per dire, lo sanno tutti cos'è il significato di questi stati generali, una maniera per Conte per tirare avanti, come tutti si immaginavano che ammantavano questo governo come se fosse chissà quale, dietro che ci fosse chissà quale idea, chissà quale programma, ma tutti in Italia spero che sappiamo che è nato solo per evitare di far vincere un Salvini che all'epoca veniva visto come pericoloso e evitare di andare alle urne. Così facendo, questi stati generali sono solo esclusivamente un'idea di Conte, tant'è vero che quelli del PD non lo sapevano, e neanche probabilmente quelli del Movimento 5 Stelle quando l'ha annunciato, è solo un'idea di Conte per cercare di tirare avanti e stare aggrappato alla sedia. Perché dobbiamo dare una rilevanza a una cosa che non ha? Oltretutto la scusa, diciamo, pietosa trovata dall'onorevole Misiani, vale a dire che serve per scrivere il recovery fund, il recovery plan, è altrettanto risibile, perché il recovery fund e il recovery plan non ci sono. Non esistono, cioè in questo momento c'è in Europa una discussione se deve esistere questo fondo o meno, quindi tantomeno ci saranno le regole per come ottenere questi fondi, e quindi di che parliamo? Di nulla. E allora è inutile anche fare ipocrisie, no? Sappiamo che cos'è. Allora, però le faccio anche questa domanda, cioè le volevo chiedere in sostanza, in tre punti, se voi foste al governo, da dove partireste per rilanciare il nostro paese? Beh, innanzitutto bisognerebbe partire da quello che non è stato fatto, vale a dire una fortissima iniezione di liquidità nel sistema, per un motivo semplice, tutti gli altri l'hanno fatta, cioè noi rischiamo di arrivare al ritorno alla normalità 100 metri dietro gli altri nella corsa alla competitività, nella corsa al successo, e con una serie di morie di imprese e di attività non tollerabile. Il fatto è questo, che mentre gli altri erogavano denaro in massa, noi, sia per timidi stanziamenti, ricordiamo che un ministro dell'economia, che io insisto a ritenere fortemente inadeguato, adesso poi lui è una persona simpatica, quello che vogliamo, ma è fortemente inadeguato, Gualtieri, let's face it, come direbbero gli inglesi. Questa persona, quando è stato deciso il lockdown, si è presentato in Parlamento, e potete andarlo a riguardare tutti, dicendo che ci volevano 3,6 miliardi per gestire il tutto. E noi l'abbiamo guardato un po' come se fosse matto, perché se tu chiudi un paese
e pensi di cavartela con 3,6 miliardi, vuol dire che non sai che cosa sta facendo, che mestiere stai facendo. E noi con questa persona che non sa che mestiere sta facendo siamo andati a costantemente inseguire con cifre insufficienti e con delle procedure bizantine che hanno portato incredibilmente la prima tranche delle casse integrazioni a essere pagate in questi giorni e qualcuno non l'ha ancora ricevuta. Quindi bisogna stanziare un deficit molto più alto, bisogna pagare subito tanta gente, ma non perché l'opposizione normalmente dice delle cose non fattibili, perché bisogna rendersi conto che un sistema economico come quello italiano, che si basava, non era floridissimo, era un sistema che andava in pareggio. Quante sono le imprese, e qui c'è il rappresentante dei giovani di Confindustria che spero mi possa confortare, quante sono le imprese che prima del Covid lavoravano per con una serie di ricavi che serviva a mantenere i dipendenti e un piccolo profitto per l'imprenditore? Se in questa situazione, che era la maggior parte dei casi, noi andiamo a chiudere intere filiere produttive, è evidente che andranno tutte in perdita. E se vanno tutte in perdita, mi fa un po' sorridere l'idea di dire io blocco i licenziamenti come se questa fosse la soluzione. È evidente che io non devo mettere le persone per strada, perché sarebbe gravissimo. Ma la soluzione è fare una cassa integrazione che arrivi fino a fine anno. La soluzione è un anno bianco fiscale, in modo tale da non dover drenare ulteriore liquidità a un sistema che non ce l'ha. Però il problema noi sono i soldi, mi scusi Borghi, no? Come al solito, cioè, se noi i soldi non ce li abbiamo neanche in tempi normali, figuriamoci adesso, insomma. Ma vede, in questo momento non mi risulta che il problema siano mai stati i soldi, perché fortunatamente c'è una banca centrale che, non certo per aiutare noi, ma più per aiutare la Francia, secondo me, diciamo un'azione patria della sua Madame Lagarde, che ha dei problemi analoghi ai nostri, semplicemente garantisce tutto. Quindi noi potremmo fare delle aste titoli enormi, in modo tale da riuscire a procurarci la provvista di denaro necessario per fare tutto quanto ci serve e che sia in parallelo con quello che fanno gli altri, anche come aiuti alle imprese. E nessuno, invece, perché non è stato fatto? Perché l'inadeguato, che è il nostro ministro, evidentemente contando di portarci affamati a chiedere i suoi sogni, che sono il MES e questi altri orribili strumenti europei, è stato indietro. E non sono io che lo dico, sono dei dati comparati su tutte le emissioni fatte dai paesi dell'area dell'Europa. Noi siamo stati indietrissimo nelle emissioni. Adesso stiamo cominciando, disperati, quando abbiamo visto che il rischio che questi strumenti non esistessero si sta facendo concreto, stanno cominciando a fare emissioni. La fermo qui, Borghi. Veniamo da Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e deputato della Lega. Prego, Borghi. Ma vede, io ho sentito alcune cose che mi lasciano un po' perplesso. La prima, prima detta dalla rappresentante dei sindacati, vale a dire ci serve il MES per ristrutturare la nostra sanità perché abbiamo problemi. Allora, se noi condividiamo l'idea che è utile ristrutturare la sanità, non deve far altro che telefonare a Misiani e che gli dica di mettere di arrivare in Parlamento con un bel piano di ristrutturazione della sanità a deficit, perché ovviamente altro non si può fare, poi il finanziamento di questo piano, e questo deve essere approvato, il finanziamento di questo piano, se fatto col mercato o se fatto col MES, mi spiace ricordarlo ancora una volta, ma la differenza di tassi, perché a questo punto stiamo parlando solo di quello, non è che se ci sono 36 miliardi allora lo possiamo fare o no, perché il MES è una forma di finanziamento, quindi è una scelta. Noi, una volta che abbiamo deciso che abbiamo bisogno di tot miliardi per la sanità, possiamo scegliere se finanziarci con il MES o finanziarci col mercato. Il finanziamento del mercato, grazie alla garanzia della Banca Centrale Europea, è virtualmente a tasso zero, perché anche se il tasso nominale che noi vediamo è l'1% o qualcosa del genere, che tra parentesi non è mai stato così basso, perché sembra che chissà che percentuale sia, ma la Banca Centrale ricompra i titoli di Stato, e questi titoli di Stato ricomprati dalla Banca Centrale, gli interessi che incassano sono rigirati al Tesoro, quindi il finanziamento è a costo zero.
e non ha nessun tipo di rischio ulteriore, perché nessuno dice, e questo è doloso secondo me, che il MES è un creditore privilegiato. Quindi il MES passa davanti a tutti quei milioni di italiani che hanno comprato il BTP Italia o qualcosa o altri titoli di Stato, gli passa davanti. Bisogna dirlo, perché segmentare il debito, cioè vale a dire inserire un creditore privilegiato, ne parlo con un minimo di consapevolezza, perché era il mio mestiere per tutta la vita, io non sono nato politico. Inserire un creditore privilegiato è un segnale pessimo. Ed è un segnale che spaventa gli altri detentori del debito, perché a quel punto tutti vogliono essere privilegiati. E allora quello che noi crediamo di guadagnare, e come vi ho detto non è, su una piccola parte, lo perdiamo su tutto il resto. Quindi il MES dobbiamo togliercelo dalla testa, finire di dire queste bugie. Il MES è una pillola avvelenatissima e noi non dobbiamo neanche toccarla. Dall'altra parte invece io ho sentito una frase che mi lascia assolutamente incuriosito, perché vuol dire tutto e niente. Noi, nessuno si salva da solo. Suona bene. Però vediamo i numeri se è vero. Non so, la Gran Bretagna sono notoriamente da soli. Beh, io se vedo i numeri del PIL della Gran Bretagna, che pur ha fatto tutti gli errori del mondo, Boris Johnson, insomma tutto quello che si vede. Nel primo trimestre è meno 2%, noi siamo meno 5%. E se io vedo tutta l'eurozona, diciamo così, è peggio degli altri paesi, e invece, e così arrivo anche alla domanda dell'altro, esatto, sì, dell'altro ascoltatore, così arrivo anche alla domanda dell'altro spettatore, il PIL dell'eurozona è nettamente peggio degli altri paesi che l'euro non ce l'hanno. Quindi nessuno vuole uscire da niente, perché è perfettamente inutile anche pensare cosa usciamo dall'euro con Gualtieri durante la pandemia, cioè stiamo parlando del nulla. Ma una riflessione di alcune dei dogmi che ci hanno sempre detto, vale a dire l'euro ci proteggerà nei momenti di crisi o cose di questo tipo. Bene, vogliamo dire che forse non è vero, che non so, fra due paesi simili, non so, tanto per dire, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, che una volta erano assieme, la Repubblica Ceca ha scelto di mantenere la sua monetina, la sua corona, e ha un PIL che questo primo trimestre, quindi dopo, in una situazione così forte di stress, è migliore rispetto a quello della Slovacchia, che ha deciso di avere l'euro. Cioè la Cechia ha meno 3 qualcosa, mentre invece la Slovacchia ha meno 5 qualcosa. Va bene, fermo anche le borghe. Forse evidentemente queste analisi andrebbero fatte. Mare, ringraziamo allora Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e deputato della Lega.